Ciao ragazzi, nell'ultimo video vi ho chiesto 5.000 like per farvi questo video qui, vi ho comprato pure una lavagna, ho speso 100 euro amico, 100 euro, quindi mettete like. Vi ho chiesto 5.000 like per fare questo video in cui vi spiego come impostare bene la progressione, che è una cosa fondamentale se realmente vogliamo fare un lavoro preciso, mirato e fatto bene. Iniziamo sempre dall'inizio cercando di capire cosa significa progredire. Vi spiegherò in un modo molto semplice, quindi noi per progressione abbiamo... C'abbiamo pure Venom qua. Ah, prima, sai che il mondo si suddivide in due categorie di persone, Mirko? Quelle che hanno fatto questo disegno sulla lavagna e quelle che mentono. Cioè, non esiste una persona che non l'ha fatto. Torniamo a noi. Per progressioni, cosa intendiamo? Non solo aumentare i carichi, ma anche le ripetizioni. Quindi vi spiego in un modo molto semplice. Noi qui abbiamo 60 kg. Scegli un esercizio a caso, Mirko. No, chest. Chest press 60 kg, in cui facciamo 10 ripetizioni. Noi abbiamo due modi per impostare la progressione, in cui possiamo fare sempre 60 kg, però per 11 ripetizioni, quindi noi qui siamo riusciti a progredire con le ripetizioni. Lasciando il carico invariato, una settimana abbiamo fatto 10 ripetizioni, nella settimana successiva, sempre con i 60 kg, abbiamo fatto 11. Questo è una progressione. Quindi, a parità di carico, nel momento in cui riesci a fare più ripetizioni, stai riuscendo a progredire. Oppure un'altra tipologia di progressione è quando, a parità di ripetizioni, riusciamo ad aumentare il carico. Quindi... No! Lo sapevo che cadeva. Quindi la seconda tipologia di progressione è quando riusciamo ad aumentare il carico mantenendo le ripetizioni invariate. Quindi era importante chiarire bene questo concetto prima di spiegarvi come impostare bene una progressione settimana dopo settimana. Ovviamente esiste anche un'altra terza tipologia di progressione, che è quella in cui noi miglioriamo l'esecuzione. Quindi prendiamo come punto di riferimento una persona che fa i bicipiti con i 10 kg rubando molto. Se dopo tot settimane con lo stesso carico esegue bene l'esercizio, quella è sempre una tipologia di progressione, ma che noi non terremo in considerazione qui in questo video. Faccio una domanda. Vada. E se invece di alzare di 5 kg arrivo a 70 e faccio 8 ripetizioni? Non è una progressione. Cioè, noi nel momento in cui alziamo il carico ma abbassiamo le ripetizioni, ti piace il movimento che faccio? Vista, cioè, sono coordinato bene. Se alziamo il carico e abbassiamo le ripetizioni, non è una progressione. Quindi scrivo così riuscirete a capire bene. Quindi in questo caso qui è semplicemente una serie piramidale che non ci indica una progressione nel tempo. Tu con 60 kg hai fatto 10, con 70 hai fatto 8, hai fatto meno ripetizioni alzando il carico, non è una vera e propria progressione. Cioè allo stesso modo tu puoi mettere 100 kg e fare una ripetizione, non significa che nel tempo sei riuscito a progredire. Ovviamente è uno simbolo un pochettino diverso, ma quando si parla di progressione teniamo in considerazione queste due cose: carico fisso più ripetizioni, oppure aumento il carico lasciando le ripetizioni invariate. E ora vediamo come schematizzare la progressione durante tutta la vostra programmazione. Qui abbiamo uno schema di progressione su 6 settimane e ora mi direte: Goccia, perché c'è uno in rosso e uno in blu? Calma, stai tranquillo. Intanto metti like al video. In questo schema di progressione userò me come esempio, perché ho ripreso ogni singola settimana dei primi esercizi per farvi capire bene come ho impostato la progressione. Quindi, per farvi capire bene il mio schema di progressione, ho preso come primo esercizio distensione manubri su panca orizzontale. Cosa è successo? In questo primo frame di video state vedendo io che eseguo l'esercizio con 60 kg per 6 ripetizioni. Quindi il mio obiettivo qual è stato nelle settimane? Quello di progredire con le ripetizioni. Quindi ora vedrete questo secondo frame in cui faccio sempre con i 60 kg per 8 ripetizioni e infine alla quinta settimana sempre i 60 kg però per 10 ripetizioni. Coach, ma che significa il 2, 4 e 6? Stai calmo. Come già avete visto, sono riuscito a progredire con le ripetizioni. Quindi da 60 kg con i manubri ne ho fatte 6. Poi ovviamente non ho puntato ad aumentare il carico, ma ad aumentare le ripetizioni. E poi di nuovo
le ripetizioni. Cosa fai una volta che riesci a progredire sempre con le ripetizioni? Torni nel primo range indicato. Sulla scheda trovate una serie lavorativa da 6 ripetizioni. Partite con il carico che vi permette di fare 6. Puntate a progredire. Quando vi allontanate troppo dal range di ripetizione iniziale, quindi io da 6 ne ho fatte 8 e poi ne ho fatte 10, devo tornare a 6, con la differenza che aumento il carico. Quindi poi da qui magari cosa farò? Passo a 65 kg e proverò a fare almeno 6 ripetizioni. Supponiamo che con i 65 riesco a fare 6 ripetizioni oppure qualcuno in più. Ah, salute! Questo è un dato di fatto che in più di 5 settimane sono passato da 60 kg per 6 a 65 per 6 e questa è un'ulteriore progressione. Quindi da qui riuscite a capire che lo schema di progressione si basa su aumentare le ripetizioni per poi aumentare il carico. Molte persone mi scrivono: ragazzi, non riesco a progredire, come mai? Ma è normale, se voi puntate solo ad aumentare il carico di settimana in settimana, il margine di progressione è molto limitato. Tu, se ogni volta che fai la panca piana metti un chilo, in 20 settimane avrai almeno uno e un chilo, 2 chili, sono 40 chili in più sulla panca piana. Ho fatto bene i conti, 2 chili per 20, 40, sì, avrai 40 kg in più sulla panca piana, il che è un margine di miglioramento troppo alto in poco tempo. Non funziona così. Ecco perché ha senso progredire prima con le ripetizioni e poi aumentare il carico. Quindi ripetizione, ripetizione, aumenti il carico. Ripetizione, ripetizione, aumenti il carico. E ora mi dico: coach, ma che significano le settimane blu? E ora siamo arrivati nel momento giusto per spiegarvi cosa significano le settimane in blu. Un altro modo per riuscire a progredire è quello di non ripetere sempre lo stesso esercizio. Quindi, mamma che palle questo con la moto, mi sto sporcando, sto facendo un macello qua come i bambini, sono tutto sporco. Un altro modo per riuscire a progredire è quello di non ripetere sempre lo stesso esercizio. Paradossalmente, più ripeti quell'esercizio, meno margine di progressione avrai. Sulle distinzioni manubri orizzontali, io in quale settimana l'ho fatta? La settimana 1, la settimana 3 e la settimana 5. Mentre nella settimana 2, 4 e 6 io ho cambiato l'esercizio. Così io ho due modi per progredire. Io come secondo esercizio ho la chest press. Ve lo spiego in modo semplice e chiaro. La settimana 1 il primo esercizio del petto è la distensione manubri su panca orizzontale. La settimana 2 è la chest press. La settimana 3 torno ai manubri, la settimana 4 torno sulla chest press. Così facendo ho un margine di progressione maggiore, perché qui lo faccio una settimana sì, una settimana no, e qui la stessa cosa, una settimana sì e una settimana no. Non ripeto sempre lo stesso esercizio, ma hanno una particolarità. Qual è, Mirko? Che uno è una macchina ed è guidato e un altro... Però sono varianti simili. Ti trovi? Chest press è una spinta orizzontale, manubri è una spinta orizzontale, quindi io lavoro sempre sulla stessa angolazione, però con due esercizi diversi e due carichi diversi. Così, mentre nella settimana 1, 3, 5 punti la progressione con i manubri, nella settimana 2, 4 e 6 punti la progressione con la chest press, sempre con lo stesso schema. Ovviamente il carico della chest press è diverso rispetto a quello dei manubri, però io sulla chest, che nella seconda settimana 100 kg ne ho fatte 8, nella quarta cosa faccio, Mirko? Aumenterai le ripetizioni. Bravissimo! Io spero che tutti i miei follower siano attenti come a Mirko, sennò questo video è la fine. Quindi io qui ho mantenuto lo stesso schema di progressione. Ne ho fatte 8 per 100 kg, la quarta settimana ne ho fatte 10. Poi probabilmente qui cosa avrebbe senso fare? Aumentare ancora o alzare direttamente il carico e tornare all'inizio. E ci troviamo. Quindi l'importante è che, uno, non esiste uno schema fisso, ma io personalmente preferisco fare così. Alzo le ripetizioni, alzo il carico. Cercando di alternare in questo modo. Ovviamente non tutti riuscirebbero a impostare una scheda che si alterna così, perché in questo modo io ho due schede per i pettorali. Ho una scheda che ripeto la settimana 1, 3, 5 e un'altra scheda che faccio la settimana 2, 4 e 6. Però è una cosa che fondamentalmente riusciresti a fare in modo autonomo. Vi faccio un altro esempio. Come secondo esercizio, quindi noi qui abbiamo il primo esercizio, come secondo esercizio la teoria è più o meno la stessa. Quindi distensione, manubri,
a 30 gradi e quella da fare nelle settimane 2, 4 e 6, una variante simile che può essere un incline chest, una panca alta col bilanciere oppure un multipower a 30 gradi. In questo modo riuscirei ad avere due schede per ogni gruppo muscolare, cambiando sempre esercizi ma mantenendo quella che è una cosa fondamentale, la progressione, e così possiamo fare una scheda insieme per tutta la vita. Poi, come terzo esercizio, ovviamente qui sto mettendo la mia scheda, ognuno avrà la propria scheda, però l'obiettivo per riuscire a cambiare gli esercizi ad ogni settimana è mettere delle varianti simili. E qui abbiamo la stessa cosa, mentre poi nella settimana 1 andiamo a fare le croci a 30 con i manubri, la settimana 2 andiamo a fare le croci ai cavi a 30 gradi, quindi la panca a 30 gradi sotto ai cavi. È una variante simile. Ora mi direte, vabbè coach, tu finora ci hai scritto solo una singola serie. Allora forse vi siete confusi un po' sul fatto che ogni settimana abbiamo una scheda diversa. Se vi sembra troppo complesso la cosa di avere due schede per il petto, mantenetevi semplicemente una. Però qui c'è da capire una cosa: più frequentemente ripetete quell'esercizio, meno sarà il margine di progressione. E un'altra cosa, qui è tutto molto bello e facile perché stiamo riuscendo a progredire sempre. Però di base la progressione non è sempre lineare a salire, ma solitamente funziona così. Si riesce a progredire, fase di stallo, solitamente si peggiora e si progredisce. Quindi, come riuscite a vedere da questo grafico, non è tutto rose e fiori, ah che bello sto riuscendo a progredire, ma ci sarà una fase di stallo che spesso dura anche tra 2-3 settimane, addirittura i carichi calano per poi riuscire a risalire di nuovo. L'importante è capire bene come schematizzare la progressione, capire che non sarà sempre tutta una fase di risalita e andrà sempre tutto bene, e capire che è normale non riuscire a progredire sempre. Se prendiamo come punto di riferimento il pettorale, è un muscolo relativamente piccolo rispetto al dorso e alle gambe, perché ha muscoli stabilizzatori molto più deboli rispetto a dorso e gambe. Vi faccio un esempio: mentre sulla leg press riuscite a progredire anche 20 kg per lato facilmente, con la panca piano e con i manubri il margine di progressione è minore. Quindi ovviamente usate i micro carichi, anche il chilo e 25, i 2,5 kg, questo è pur sempre una progressione di carico. Noi qui abbiamo riassunto come impostare la progressione aumentando il numero di ripetizioni per poi aumentare il carico, mi sto disegnando. Abbiamo riassunto più o meno come impostare due schede diverse per il gruppo muscolare, in questo caso il petto, dove la prima settimana facciamo distensione manubri a 30, croce a 30, e la seconda settimana facciamo una variante uguale, chest press, multipower a 30 e croce cavi a 30. E ci sono due schemi di progressione: lo schema da rispettare per la prima scheda 1, 3 e 5 e lo schema da rispettare per la settimana 2, 4 e 6. Ovviamente questo si può ripetere fino alla settimana 7, 8, 9, 10, 11, 12, quello è soggettivo. Un'altra cosa importante è riuscire a sentire e ascoltare il vostro corpo, perché quando impostate bene una progressione è normale arrivare a una fase di overreaching in cui ti senti stanco, affaticato, e poi lì magari ti può servire una settimana di scarico. Per questo vai a vedere quest'altro video che ho messo, in cui vi spiego come capire quando e se fare la settimana di scarico. Ora torniamo al succo del video: ma alla fine quante serie a cedimento devo avere per esercizio? Questa è una domanda molto complessa, mi servirebbe un altro video, però cercherò di non abbandonarvi così. Mettiamola così: più principianti siete, più serie a cedimento servono; più avanzati siete, meno serie a cedimento vi serve. Perché un principiante realmente non sa ancora arrivare al cedimento e a reclutare ogni singola fibra di quel muscolo con una sola serie a cedimento. Quindi con quel principiante lì noi dobbiamo aumentare il volume, dire di fare più serie a cedimento per accumulare fatica e ottenere lo stesso stimolo ipertrofico. Ora, se prendiamo una persona avanzata, prendiamo un atleta Dorian Yates che faceva una singola serie a cedimento, lì parliamo del massimo dell'intensità. Quell'uomo in una singola serie buttava il sangue e quella singola serie bastava a lui. Questo è un discorso che non rientra doping, no, perché lui si dopava, eccetera. Non parliamo del risultato finale di quell'atleta, delle masse che ha avuto, ma semplicemente come stimolare la crescita muscolare, ok? Quindi non vi ho dato la risposta, vi ho detto più principianti siete, più serie a cedimento; più avanzate, meno serie. Ma mettiamola così, cerchiamo di stabilire un accordo: in primis serve la progressione, quindi se riuscirete a migliorare o meno sarà principalmente per questo fattore qui, perché avrete impostato bene
una progressione e poi lì devi avere assolutamente almeno una barra due serie a cedimento. Questo è il minimo e indispensabile. Mi ricollego a quel discorso, cercate di fare più serie a cedimento e poi da lì dosate, perché vi spiego cosa succede. Se arrivate troppo spesso al cedimento, inevitabilmente non riuscirete a progredire perché non recuperate in tempo. Quindi partite con più serie a cedimento. Nel momento in cui vedrete che non riuscite a progredire, ma non da una settimana all'altra, ma anche in 8-10 settimane, lì magari riducete le serie a cedimento cercando di sfruttare il più possibile quella lì. Quindi vi ho detto, le serie a cedimento devono essere minimo 1-2, ok? Una cosa che a me piace molto è partire con un numero basso e aumentare le serie a cedimento. Qui la settimana 1 parto con una serie a cedimento, la settimana 3, se riesco a progredire molto con le ripetizioni, metto due serie a cedimento e qui valuto se lasciare due per poi la prossima passare a tre. Così nel tempo aumentiamo il volume allenante e riusciamo a percepire se stiamo progredendo o no. Questa è anche un'ottima strategia. Mi trovo un po' in difficoltà, sai perché? Ogni persona va gestita in un modo e è molto difficile dare una risposta generica a tutti. Quindi io già con lo schema di progressione vi ho dato delle carte per riuscire a gestire bene tutta la vostra programmazione. Già vi ho detto quante serie ci devono essere a cedimento minimo. Poi da lì ci sono queste serie a cedimento, c'è la progressione, da lì procederete poco per volta ad aumentare il tutto, anche il volume allenante. Penso non ho saltato niente. Spero vi sia piaciuto questo video. Io qui, allora, no, c'è l'ultima cosa che devo dire. Questo qua, questo sei tu che hai messo like al video e sei iscritto. C'hanno tre gambe i miei follower, ok? Okay? E questo qua, questo sei tu che non hai messo like e non ti sei iscritto al canale. Quindi detto ciò, la scelta è tua. Se vuoi essere una persona con tre gambe felice o se vuoi essere con la testa a punta e triste. Ciao.